Gli amici, ci sono cose importanti in campo. Eh sì, ci sono soprattutto 18 punti di differenza tra le due squadre, e dall'altra parte c'è il giocatore con il quale avrei sognato di raccontare il terzo scudetto della storia pesarese, della Vittoria Libertas, Daniel Hackett, che è davvero uno di noi, come ha urlato tutto il pubblico, una standing ovation poco fa per Daniel, che parte dalla panchina, ma è decisamente, a mio modesto parere, già il leader assoluto della squadra più forte d'Italia. L'ho dimostrato anche vincendo la Coppa Italia la scorsa settimana. Ed è subito Siena che parte con Bobby Brown, che va a fare tutto da solo, gioca fuori Perez, ancora palla per Brown, su Brown c'è Kings in questo momento. Sanicchizza che è controllato nell'occasione da Stipcevic, ci deve essere un cambio di marcatura, adesso la palla è giocata da Rajic che anticipa il passaggio dentro, ma è recuperato da Simone Flamini ed è la Scavolini in attacco con Rok Stipcevic in palleggio. Marco. Sì, vediamo il quintetto di Siena, naturalmente Bobby Brown, poi Eze, Rasic, vediamo Moss e Sanicchizza che si incespica sul però ferro. Controlla sarebbe stato meglio un due punti perché Bobby Brown realizza da tre. Certamente. Per quanto riguarda invece il quintetto dei pesaresi, vediamo in campo Barbour che in settimana ha avuto dei problemi di salute. Ovviamente c'è Crosariol, Flamini, poi Kinsey che appunto gioca su Moss e per ultimo, ma non ultimo naturalmente, Rok Stipcevic che va al tiro da tre, prende il ferro, non va, c'è la correzione di Crosariol, ma ha ragione sul rimbalzo Eze e quindi si riparte con la bomba messa a segno da Bobby Brown, 6-0 il punteggio. E, due su due nelle triple per il signor Bobby Brown, decisamente il miglior giocatore di Eurolega lo scorso mese, un giocatore semplicemente fantastico. Bisogna fare i complimenti a Siena per averlo averlo inseguito, cercato, voluto e portato in Italia, arricchendo il campionato italiano che ha perso altri campioni, soprattutto quelli senesi andati via da certo, McCaleb certo, che è passato al Fenerbahce di Istanbul, a Rick Hickman che ha lasciato Pesaro per andare a Tel Aviv Maccabi, dove giocherà proprio questa settimana Montepaschi, che parte domani mattina ad Ancona per Roma e poi va in Israele. Gli arbitri di questo match: Roberto Chiari, Alessandro realizza Vicino, intanto Crosariol in entrata e Mark Bartoli pesaresi, e purtroppo arriva una piumata di carta. E allora ne approfittiamo per dire che Siena ha perso finora 5 partite, una l'ha persa in casa con Milano, 4 le ha perse in trasferta a Varese, Venezia, Sassari e Brindisi. Siena perde di solito, ha perso quasi sempre quando non ha raggiunto i 68 punti, 66 in casa con Milano, 67 a Varese, 63 a Venezia, 66 a Sassari. Quando li ha raggiunti, li ha superati, è andato a 84, li ha perso a Brindisi ma ha subito 94 punti. Soprattutto Siena è una squadra fantastica nel tiro da tre punti, l'ha dimostrato proprio qualche giorno fa in Eurolega contro il Caja Laboral di Vitoria, vincendo una grandissima partita con una fantastica serie di triple. Tira con il 39%, bisogna assolutamente limitare queste percentuali, certo, ma intanto è iniziato con un 2 su 2. Certamente, io comunque ricorderei anche la partita dell'andata, una partita stupenda giocata dai pesaresi, poi guarda caso nell'ultimo quarto, addirittura negli ultimi secondi, si è svegliato l'uomo del quarto quarto, voglio dire Daniel Hackett, che dopo un paio di errori nelle partite precedenti con Pesaro si è rifatto la grande vincendo quella partita e portandosi a casa i due punti. Terzo triplo di Bobby Brown sbagliata, ma c'è il rimbalzo offensivo ed è quello che non può concedere Pesaro. Se concede la tripla non può concedere i rimbalzi, sono i rimbalzi uno dei delle note dolenti della infatti, stagione Markowski pesarese. Si è lamentato parecchio, però stavi dicendo di Daniel che nell'ultimo quarto cosa ha fatto col Caja Laboral, guarda che cosa ha fatto nelle finali di Coppa Italia, lui che è diventato MVP. Intanto fallo di Rajic su Kinsey in entrata. Quindi è una sorpresa Rajic in quintetto, onestamente. Rajic che tra l'altro di recente stava giocando anche poco, però è un pericoloso tiratore dalla grande distanza, se non ricordo male tira con una buona percentuale. Andiamo subito a controllare il giocatore che è tanto palla persa dalla Scavolini in attacco, e ti dico subito che Rajic non è soltanto una sorpresa ma è anche un
giocatore da curare attentamente, perché nel tiro da tre punti ha, signori, al 47,4%. Che non è poco, eh. Comunque... Ed eccolo, va subito al tiro Rajic. Sbaglia, per fortuna, ma c'è un fallo di Flamini. Siena sta tirando dalla distanza e sta prendendo anche i rimbalzi. E tutto è a favore della squadra campione d'Italia, che conduce 8-2 dopo 3 minuti e 8 secondi. Intanto Markovski manda in sedia di cambio Mac, Lamon Mac, evidentemente cerca da Mac qualche tiro dal perimetro, e speriamo che Mac sia in giornata, perché quando è in giornata Mac, insomma, la sua parte la fa. Ancora la tripla di Rajic che non entra, ancora un rimbalzo però di Shani Kidz. Ancora Brown, l'uomo da tenere d'occhio in modo particolare, tant'è che c'è Quincy su di lui. Eccolo Brown, riesce in qualche modo a fermarlo, comunque chiudergli gli spazi in modo davvero importante. Quincy però c'è il tocco sfortunato sul fondo e quindi la palla rimane in mano ai senesi. Ancora 24 secondi per questo attacco, ancora una tripla, ancora non entra. Quindi perde palla Shani Kidz, fuori per Brown, tutto solo, non può non sbagliare. No, ma c'era già il gioco interrotto, Marco, sì, perché sì, c'è stato un fallo. Vediamo se di Stipcevic. Fallo di Kinsey, mi pare. Forse Stipcevic. Stipcevic. Perché era lui che aveva perso palla. Vediamo un po', forse Mac. No, no, ma Mac. Boh. No, penso Stipcevic, penso che tu abbia ragione. Comunque continua l'attacco di Siena, ruba palla e c'è il fallo intenzionale fischiato a Brown, e anche questo fallo mi sembra una decisione esagerata. Per carità, il fallo l'ha fatto e Quincy stava andando e era l'ultimo uomo. Sì, però dai, guarda, osserva bene, ma sì, in verità è esagerato, dai. Vabbè, comunque prendiamo sto fallo a favore, portiamocelo a casa. L'importante purtroppo Quincy non è un giocatore d'altissima percentuale dalla lunetta, è un giocatore di grande classe. Come Barbour del resto. Quincy dalla lunetta, eppure no, caspita, Quincy all'86,4%. Sì, è Barbour. È Barbour che non ha una grandissima percentuale, no? Esatto. 86,4 è una signora percentuale. Ci sono quelli che fanno anche meglio, però... Comunque, sono molti che fanno peggio. Certo, 8-3 il punteggio, sì, favorevole ovviamente a Siena, mentre c'è la palla rimessa in gioco per Stipcevic dai pesaresi. Stipcevic, palla toccata da Eze, Eze ha intercettato questo pallone, poi palla per Brown, ancora Brown, ma c'è il fallo di Barbour. Il problema è che dopo sì, 3 minuti e 53 siamo già secondi, a 4 falli. Il conto rimbalzi è tremendo. 7 rimbalzi per Siena, un solo rimbalzo per Pesaro. Ma questa è un po' una costante, Luciano, no? In questa stagione. Lo so, ma sono tantissime. Una... certo, anche i falli sono 3-0. No, scusami, 3-2 i falli. 3-2, scusa. Però c'è una palla recuperata, sì, da Pesaro con... Barbour per Quincy, grande passaggio, grande assist di Quincy per Andrea Crosariol che schiaccia e porta Pesaro a meno 3, 5-8. Brown controllato da Quincy in palleggio. Quincy di solito il... no, Quincy non è di solito, Quincy è il miglior difensore della... sicuramente sì. Victoria Libertas, la palla è nelle mani di Rajic, si libera Bobby Brown, cerca di oscurargli il tiro Quincy. Brown si ferma, riapre fuori il gioco per Shani Kidz, fa perdere palla Shani Kidz. Tenta il tiro della disperazione, Rajic quasi riesce. Nel... comunque, per quanto riguarda la difesa, Luciano, non voglio assolutamente dimenticare Flamini per quanto riguarda la difesa del pesarese. Sì, sì, no, però Quincy è decisamente, certo, un gran difensore. Sicuramente sì. A tutto campo, poi c'è un fallo ancora della difesa. Ed ecco, signori, dopo 4 minuti e 47 secondi esce Rajic e va in campo Daniel Hackett. E entra per la Scavolini anche Amici al posto di Barbour. Barbour, come dicevo, una settimana, sì, una settimana alle prese con l'influenza. Per lui, sì, settimana molto difficile. Tosse, raffreddore, febbre. Comunque... Rock Stipcevic. Piede, intervento da signor giocatore. No,
Vediamo un po' se gli arbitri dicono qualcosa di mi pare, diverso. No? Mi pare di sì, no, che sia sì. Piede, sì. Decisamente piede, nessun dubbio. Comunque Luciano, ho parlato con Hackett prima della partita, mi ha detto di essere emozionatissimo. Vorrei vedere, ma lui è un giocatore di cuore, di un giocatore cuore, di classe, sì. Ma anche un grande cuore, non può non... Sicuramente sì. Però sai, conoscendolo non guarda in faccia nessuno questa sera, certo. Perché lui è un giocatore di Siena adesso. Palla persa da Kinsey, ancora un regalo, la Scavolini non può concedere rimbalzi e palle perse. Daniel da solo in palleggio, è chiuso da Amici, la palla per Sanichidze, infrazione di passi. Ma è stato un po' un passaggio avventato quello di Daniel, oppure no, è partito male Sanichidze. C'è stata un'incomprensione fra i due, quindi... doveva forse limitarsi a controllare la palla nell'occasione invece. Ed ecco ancora Stipcevic controllato da Bobby Brown, la palla è per Kinsey, ancora Crosariol in angolo per Rock Stipcevic, fuori da per me che ha il tiro da tre punti, lo prova e lo mette dentro, parità dopo 5.32 con la prima tripla di Lamon Mack. E speriamo che Mack continui, come ho detto in precedenza, speriamo che Mack sia in serata. Mentre c'è Moss, amici su Moss nell'occasione, fallo di Amici su Moss. Però vedo che Markowski indica c'è un cambio, entra sì, Cavaliero per Kinsey e Markowski si complimenta con Kinsey per la difesa e adesso vediamo. No, è soltanto una burocrazia per l'entrata in campo, sì, infatti, di Cavaliero, non c'era niente di diverso. Intanto l'arbitro Chiari sta parlando con Markowski. E allora un riepilogo, abbiamo Stipcevic su Daniel Hackett, Cavaliero su Bobby Brown, Mack è su Sanichidze, Crosariol su Eze e Vabici su Moss. Grande esecuzione, mamma mia che bello quello che sì. Ha fatto vedere Bobby Brown. Beh, ma ormai lo conosciamo, no? Si è fatto già vedere, si è fatto già gran canestro capire, davvero certamente. Esce Stipcevic, la palla è di Cavaliero per Amici, in angolo fallo di Daniel Hackett. Sì. Però è buona l'iniziativa di Amici, sì, che ha sì, attaccato, sì, è molto presente, molto reattivo. Doppio cambio intanto nelle file di sì, Siena. Ecco, per dirti che la panchina di Siena parte dall'Adriatica Arena e finisce al palaestra. Esce Brown, Brown ed Eze vanno in campo, un signor giocatore come Mark Jenning, tiratore fantastico. L'altra sera, tanto per esagerare, si è fatto un bel 4 su 5 da 3. E Ortner, no? Ortner è, diciamo, sì, con il massimo rispetto per il giocatore austriaco, è il punto debole di questa squadra in questo momento. Mentre intanto c'è il cambio, ritorna Kinsey, che forse aveva bisogno di respirare, ed esce Rock Stipcevic. Quindi cerca di ruotare, sai. Sì, Stipcevic poi è partito, diciamo, un po' col freno tirato. Sì, però, grande recupero di Moss, grande azione difensiva di Siena, però nell'occasione Amici è stato un po' distratto nel leggere la difesa avversaria. Moss va a fare tutto da solo, va a subire una stoppata, c'è il rimbalzo di Sanichidze, c'è un fallo tiri liberi. Sanichidze fisicamente esplosivo. Per Victor Sanichidze, 27 anni, il prossimo primo aprile, è nato a Tbilisi in Georgia. Due tiri liberi per lui. Dei grandi georgiani che erano in Italia, è rimasto lui perché sì. Marco Ishvili e Shermadini sono andati via da Cantù, passando uno prima al Maccabi, poi all'Olympiakos. Invece Marco Ishvili è andato al Galatasaray Istanbul. Sbaglia il secondo tiro libero Sanichidze, mentre arrivano anche una decina di tifosi senesi. Sì. Sono arrivati in ritardo, ma sono arrivati, dicono, pochi ma ubriachi. Amici da tre, a segno ed è parità. Ecco che cosa abbiamo detto poco fa. Guarda che palla che ha recuperato Cavaliero. E la vecchia guardia non gliele manda a dire. Senese scudettato con i soldi dello Stato. E lo striscione sì, certo, della vecchia guardia di Pesaro, molto polemico. Vabbè.
però in questo momento bisogna dire che la mensana è la parte più bella di Siena, la parte più positiva, più felice. Sicuramente sì, sicuramente è una città sì. di 55.000 abitanti che vive davvero anche se un periodo difficilissimo da questo punto di vista, anche dal punto del movimento basket, diciamo che negli ultimi anni l'ha fatto un po' da padrone. Ha vinto anche la Coppa Italia. Sicuramente sì. Ma non dico sportivamente, dico che i dirigenti di Siena insomma hanno voci in capitolo anche in Lega e in Federazione. Ecco, questo qui volevo dire. Comunque senza... Pesaro è in vantaggio 13-11 addirittura. Hackett non prende il ferro, o è emozionato. Questa è tutta l'emozione di Daniel, certamente, che tra l'altro sì. sta tirando bene. L'altro giorno adesso le triple messo, no, ha fatto 4 su 4 nei tiri liberi contro i Baschi di Vitoria in una partita molto importante vinta da Siena, che si è confermata in testa alla eccolo classifica. Eccolo qua il nostro presidentissimo Minucci in testa alla classifica del girone insieme al Barcellona. Thomas qualche difficoltà nel palleggio, poi il fallo di Artner su Amici. E anche comunque Luciano, oltre agli ex in campo c'è un certo Marco Crespi nella panchina di Siena, che ha passato diciamo delle belle giornate qua a Pesaro. Ha avuto anche un momento difficile, perché oggettivamente qualche tifoso non fu certo molto carino nei confronti di Marco, che invece è un signor allenatore, e credo che il suo contributo alla stagione positiva di Siena ci sia tutto. E bravo Luca Banchi, che tra l'altro stimiamo tantissimo da sempre, da quando allenava Livorno, ai giovani livornesi. È sempre stato un amico, Luca. Intanto anche Amici fa 1-2. Luca Banchi poi ha lavorato bene a Iesi, ha lavorato bene a Trieste e sta lavorando molto bene in questi anni a Siena, prima da assistente di Simone Pianigiani e adesso da capo allenatore. Daniel in entrata, attacca il canestro, poi scarica fuori per Moss, poi in angolo ancora per Daniel che supera Crosariol, poi scarica dentro, la palla è persa, si era recuperata dalla formazione pesarese con Kinsey. Intanto per Pesaro è entrato anche Thomas. Sì, eccolo Thomas poco fa. Va a prenderci la stoppata. Poi c'è fallo di Kinsey su Sunny Kids. Fallo di Kinsey su Sunny Kids, 2 tiri liberi con la Schiavolini avanti 14-12. Pesaro non deve regalare niente a Siena, che ha già tanto di suo, ma tanto. Direi, se andiamo ad analizzare i quintetti, diciamo che Pesaro ha un quintetto striminzito, Siena ne ha tre che potrebbero tranquillamente giocare nel campionato italiano. Sunny Kids realizza il primo. Altro tentativo per il numero 13 in maglia verde, potrebbe pareggiare i conti a 2 minuti e 4 secondi dalla fine. No, non lo fa, 1-2 come in precedenza. Riparte Thomas per Mac, questa volta non Mac. C'era copertura a rimbalzo, ma l'ho visto, l'ho provato e del resto lui è fatto così. Ma Sunny Kids va a fare tutto solo, sbaglia, tocca il rimbalzo Siena con Artner, la palla è recuperata ancora dai campioni d'Italia con Daniel Hackett, controllato da Kinsey. Daniel in palleggio a destra, a sinistra, poi per Matt Jennings, sul quale sta difendendo adesso Amici. Jennings finge il tiro, lo scarica poi la palla per Sunny Kids, che va a fare tutto da solo, lo scarica ancora per Artner, fuori per Daniel che non esita, tira e realizza il primo canestro su azione da avversario della UL Gela, il Parasport, l'Adriatica Arena, perché riporta Siena avanti 15-14. E beh, non poteva rifiutarsi di fare questo tiro, Daniel era lì a 2 metri. Palla persa da Amici, sì. Jennings va a fare tutto da solo e va a realizzare, quindi parziale per Siena, che mette di nuovo 3 punti di vantaggio. La Scavolini aveva subito l'avvio di Siena sul 2-8, poi aveva recuperato, ma adesso è sotto di 3 lunghezze. Bastano 2 errori, sì, sì. Ed è tutto questo, mentre Kinsey va a realizzare un canestro semplicemente sontuoso in controtempo, quasi in una hesitation, nascondendo poi la palla in modo davvero stupendo, sì, nascondendola a modo di portatore di palla di football americano. Sì, ancora Daniel. Tra l'altro in questo tipo di gioco, in questa tipicazione, il più bravo di tutti in Italia è Daniel Hackett. Sì. Jennings. Passi, doppio, no, palleggio di Jennings, sì, che sì. Dice Chiari, palla persa. Quindi... è stato talmente strano il suo movimento, vediamolo. Eh sì, guarda. Ritorna Cavaliero ed esce
Kinsey, anche Kinsey ha avuto qualche problemino. Sì, no, ha avuto un problema e deve respirare. Esce anche, amici, l'applauso di tutti noi, perché è entrato con grande determinazione, ha commesso qualche errore, quella palla persa, però ha anche giocato, ha messo la tripla, ha cercato di difendere, insomma, ha dato un contributo importante. Rob Stipcevic è chiuso, scarica un grande passaggio per Crosariol, che però non riesce a raccoglierlo. E allora Jenning, passi tutta la vita. Ah, ecco l'intervento dell'arbitro. Nell'arresto di Jenning c'è una decisa infrazione di passi. Sicuramente sì. Eppure era stato bravo, hai visto come ha avuto un secondo. Ecco, Stipcevic da metà campo, sullo spigolo, sul tabellone. Termina il primo quarto, 16 Pesaro, 17 Siena. E così cediamo la linea alla regia. Secondo quarto, amici del basket, dell'Adriatic Arena, vedete Daniel Hackett insieme a Kangur. Anche il Papa ha dato le dimissioni, Montini fuori. Ci sono contestazioni da parte della curva pesarese, mi sembrano un po' esagerate per dire la verità, ma lasciamo stare. Riprende il secondo quarto con la rimessa per l'alternanza della Scavolini. La palla è per Thomas che è in campo con Mac, con Brian, con Stipcevic. La tripla che non entra e il rimbalzo di Daniel Hackett. Me ne mancava uno ed era Cavaliero. Per quanto riguarda Siena vediamo Kangur, Jennings, Brown, c'è anche Hackett, un fallo di Ertner in attacco dopo il tiro. Ertner ha sbagliato nel tentativo di recuperare il rimbalzo, ha commesso fallo, aveva tirato Daniel. Ecco l'azione in replay. E si riprende con la palla in mano a Thomas, marcato, vedete molto bene, dalla squadra senese. Ancora lui, palla per Cavaliero. Cavaliero che ha qualche indecisione. È a zona Siena. Prova la tripla Cavaliero, è sfortunato, il pallone entra ed esce e riparte Brown. Questa è una sentenza, quando tira rinuncia al tiro, anche perché Stipcevic gli sta addosso. Attenzione a non fare tanti falli. Ma questo è un grande giocatore, un giocatore molto importante. Sì. Christian Kangur con il numero 11 è il miglior tiratore da tre punti di Siena, il secondo migliore tiratore da tre punti di tutto il campionato. Un grandissimo acquisto. Devo dire che ha fatto le scelte dei giocatori di Siena, merita davvero ogni elogio, perché ha portato Bobby Brown. Fallo su Stipcevic. Ha preso, sì, tiri liberi per Stipcevic, ma ha portato Kangur, ha ingaggiato Jenning è cresciuto a casale con... Ecco il fallo, si è visto in replay, Paul di Hackett su Stipcevic. Jenning è cresciuto con Marco Crespi a casale, così come Ricky Hickman in precedenza.
3 da recuperare. Ma Kangur è davvero notevole la sua presenza in campo per Siena, un giocatore che ha realizzato 151 punti finora al 55,9% da 2, il 49,3% da 3, il 78,8% nei tiri liberi. Il terzo tiro, Luciano, che potrebbe ridare la parità a Pesaro. Eh sì, ed è così. Stipcevic mette a segno i suoi punti, siamo in perfetta parità 19-19 ed esce Brian, entra Barbour. La Scavolini praticamente gioca con un quintetto di Picoletti, Mosperak dalla parte opposta, ma c'è Ress che può giocare anche 5, quindi... ed è un altro ex quello, sì, è Thomas, giocatore importante. Thomas ha dovuto lasciare Pesaro nel momento in cui la Scavolini quell'anno pensa moltissimo. Che c'è Mac che sta marcando Ress, ma Ress che tra l'altro si porta fuori, si allontana. Grande stoppata di Barbour su Kangur. Stipcevic per Cavaliero, rischia l'infrazione di passi. E Stipcevic che controlla la palla ed è marcato da Brown. Intanto c'è l'attacco di Stipcevic, ma c'è il fallo. Subisce il fallo di Kangur, forse. Dicevo di Gress, Luciano, che è finito a Siena dopo purtroppo le vicissitudini. È andato a Siena, è andato, no, intendevo questo, fatto una grande scelta, protagonista in tutte le ultime stagioni e protagonista soprattutto in questa stagione. Sì, ma è andato a Siena proprio perché la Scavolini in quel periodo fallì grazie all'amico Amadio. Ancora Stipcevic in lunetta, realizza con un pochino di fortuna, con l'aiuto. Qui c'è musica rock, viene fuori lo striscione dalla curva. Certamente sì. Rock è il nome di Stipcevic, era un omaggio. Più due per la Scavolini di Zare Markovski, la palla in mano a Brown. Brown ancora su di lui, come detto Kinsey, poi servito Kangur. Ancora Brown. Brown cerca il canestro, caspita. Va a sbagliare. Stato sfortunato, ma era un numero. Sì, questa volta Mac recupera anche il rimbalzo difensivo. Ha spezzato il raddoppio con un paleggio incredibile. Rock va corto. Questa è forzata. Sì. Però là, sai, è un giocatore che ce l'ha questo tiro. Certo, sì. Ce l'ha anche Brown da questa grande distanza. E sbaglia. Anche lui è stato sfortunato. Tocca la palla, c'è un fallo. Saltavano in due, il fallo vediamo a chi viene assegnato. Primo fallo di Stipcevic. Intanto 21-19 con Siena in attacco. Moss. Jenning è una sentenza, ma la sbaglia, questa volta non va. Kinsey sulla palla. Sì, Siena sta peggiorando adesso le sue percentuali da tre punti. Fallo di Ress su Kinsey. Fallo su Kinsey. Due tiri liberi per Kinsey. Andiamo a controllare le statistiche. Allora, la Scavolini tira con 4 su 7 da 2, 2 su 8 da 3, 7 su 9 ai tiri liberi. C'è il time out chiesto da Luca Banchi per la Montepaschi Siena. Ancora dall'Adriatic Arena con questo primo piano di Luca Banchi, che ha appena sfruttato il time out, con Pesaro avanti 21-19
quando mancano ancora 7 minuti e 11 secondi alla fine del primo tempo. Kangur, Res, Moss, Janning e Brown in campo per lo spauracchio Siena, mentre per Pesaro vediamo in campo Mac, Kinsey, Barbour, Cavaliero e Rock Stircevic. Kinsey realizza, tiro libero che aumenta il vantaggio. Siena sta tirando male, 5 su 14 da 2, 2 su 6 da 3, 3 su 6 ai tiri liberi. A Pesaro ci si augura che continui così, perché certo, soltanto se Siena tira male c'è la possibilità di superare da parte della Scaurini i campioni d'Italia, certamente sì. Freschi freschi vincitori della Coppa Italia, le Final Eight di Milano. Moss si libera, scarica dentro per passi, comunque io ci ho visto Rest. I passi, forse c'era fallo. Marco, secondo me se ha fatto passi è perché, sì, è perché c'era il fallo. Guarda, e no, il replay, ecco, vedi, sì. No. Comunque Siena rimane in attacco, la palla distratta in mano a Kangur, capirai se poi questo sbaglia. Servito poi sotto canestro, bel certo. Passaggio, bella scelta, bello schema, ma Scavolini decisamente disattenta, non puoi concedere passaggi così facili. Cavaliero chiuso da Jenning, fuori per Mac che va in entrata, poi scarica fuori per Kinsey che va al tiro da tre. Non va, anche la Scavolini non sta tirando molto alla bene. Grande, 2 su 9. Brown l'entrata, scarica per Kangur. Continua a sbagliare volta, anche Siena, non sì, è ha preso il secondo in una ferro. Serata felice al momento, però meglio non sottolinearlo troppo, perché Siena da un momento all'altro può accendersi come ha fatto con Vitoria. Certamente non più sì. Tardi venerdì sera. Cavaliero, Jennings. Però difende, Cavaliero, sì. 4 secondi per tirare, 3-2, Cavaliero fa un canestro. Canestro da Cavaliero. Sì. Il grande canestro di Daniele Cavaliero, sono i suoi canestri sì. Impossibili. Lui quelli facili non li fa, se non sono difficili non gli piacciono. Ma intanto Kinsey per Res la palla, Res a sbagliare, ma c'è ancora l'anticipo di Kangur che poi viene anticipato da un pesarese. Rock Stircevic l'attacco, chiama il blocco di Mac, sale sarebbe che non ha il pick and roll però con Mac, e allora va a fare tutto da solo e realizza un canestro fantastico di sinistro. Rock Stircevic, la Scavolini è a più 6, 27 a 21, sì, il massimo a vantaggio. 5 e 10 e 15 dalla conclusione del primo tempo. Brown per Resta, ancora Brown, gran lavoro di Kinsey su Bobby Brown. Ancora per Jenning che non esita, va il tiro da tre, e sbaglia ancora. E beh, questa è la manna dal cielo per la Scavolini. Fallo? No, palla accompagnata, dice Chiari, di Stircevic. Non ne è convinto Markowski, vediamo un po' il replay. Sì, un po' l'ha fatto, dai, si è tenuto la palla in mano. Bene, ha rischiato anche Markowski. Devo dirti che con il lanternino comunque questa finta. Sì, però, è molto però molto... gli arbitri non sanno certo, stanno arbitrando con certo. Mi pare con buona attenzione da parte di entrambi mi le pare metà campo, sì. Mi pare che poi l'arbitraggio finora sia sicuramente positivo. Fallo a Cavaliero, sempre Chiari che fischia. Ritorna in campo intanto per Pesaro Crosariol, esce Flamini, esce Cavaliero che ha realizzato 4 punti con 2 su 2 al tiro, a 4:42 dalla conclusione. Brown sì. Chiuso da Stircevic, ancora lui ci prova lo stesso, va corto, il rimbalzo è dello stesso sì, Stircevic. Nell'occasione Brown ha chiesto il fallo di Stircevic, dalla mia postazione non l'ho visto, però lui l'ha chiesto insistentemente. Barbour, forse c'era il fallo, palla persa.
e il pubblico inveisce contro Chiari, che dopo aver fischiato due falli ai pesaresi evita. E adesso però vedi c'è Brown che continua a dire a Chiari, guarda che adesso va a parlare con Banchi, insomma, a colloquio con entrambi gli allenatori. In continuazione la partita è molto molto tesa, pubblico contesta l'arbitro Chiari, però lo ha contestato prima Siena, Brown l'ha contestato adesso Pesaro. Beh, questo però era onestamente l'entrata di Barbour mi sembrava un po' toccata. È la sorte degli arbitri quella di essere contestati da una parte e dall'altra. Dovremmo anche essere più bravi con i loro confronti. Grande assist. Sì. Grande assist di Brown che ha liberato Eze, che ha fatto valere il suo peso e la sua stazza. 27-23 la Scavolini che attaccava per il più 8 e avanti di 4 a 3.50 dalla conclusione. Barbour da 3. Ferro che gli sputa il pallone. Tiro non si può dire affrettato. Intanto recupera palla Crosariol che poi la regala a Moss. Moss al tiro realizza, non poteva sbagliare. Onestamente potremmo segnarlo. Assist a Crosariol. Timeout sì, Pesaro. Minuti 36 secondi alla fine del primo tempo, ancora dall'Adriatica Arena. Luciano Murge, Marco Bedino, gli arbitri ve li ricordo, oltre a Chiari c'è anche Vicino e Bartoli. Il gioco è ripreso con la palla in mano a Stipcevic, la Scavolini avanti di 2, 27-25. Con una Scavolini negli ultimi secondi, Luciano un po' distratta in qualche modo. È caduto in trappola, ma è riuscito a liberarsi Barbour, è stato bravo, ma Crosariol va a forzare il passaggio e sbaglia infatti. Non può Crosariol lasciarsi a questi passaggi e difatti Siena va ad attaccare con Kangur che finge prima il tiro da tre, ma poi gioca per Bobby Brown. Bobby Brown va a fare tutto da solo, alza un tiro alla Navarro, non va. E Crosariol prende il rimbalzo. Ancora Stipcevic. Eccolo. Mac. No, è Barbour. Bravo, Barbour. Barbour era ancora secco. Sì, mi pareva. Antoine Barbour con 0 su 2 al tiro. Finalmente la tripla. Pesaro va a 4 su 12 nel tiro dalla distanza. Siena è a 2 su 9. Moss solissimo. Sbaglia. E grazie ai pesaresi. Ancora Stipcevic. Stipcevic fino in fondo, migliore realizzatore della partita con 9 punti, Rob Stipcevic. La Scavolini ha più 7, massimo vantaggio 32-25 a 2-15 dalla conclusione del primo tempo. Però le acque si sono un po' aperte come a Mosè, no? In questa occasione, sì, nel senso sì, che Stipcevic... Però intanto Bobby Brown ha attaccato, sì, Crosariol e lo ha costretto al fallo. Due tiri liberi per Bobby Brown. Ritorna Kinsey, esce Flamini, mentre Brown va in lunetta per due tiri liberi con 88,7% dalla lunetta per Bobby Brown. Sbaglia il primo. Questa veramente se, guarda Minucci, se ascolta questa nostra telecronaca pensa che gliel'ho tirata, ma come altro fai libero. A non sottolineare che questo è un grandissimo tiratore anche di liberi. Certamente sì.
Beh, un grande giocatore da tutti i punti di vista, Brown. Si riprova, ma sbaglia e non tiene il rimbalzo Crosariol. E Siena ringrazia naturalmente. No, non riesce ad andare alla conclusione. Intanto c'è Markovski che difende dalla panchina, ma Siena continua a sbagliare. E per fortuna, Luciano, che Siena continua a sbagliare. Siena, se tira sotto il 39%, spesso perde le partite. 39% da tre punti. Certo, certo. Ogni volta che ha tirato sotto il 39%, ha perso spesso. Ancora Rock. Mamma Rock. Mia, che giocatore. Stipcevic, super grande Rock. Giocatore. E per lui sono 11, mi pare, i punti. E c'è il time out a 1.23. Lì nella regia. E si comincia con Moss, Kangur, Jennings, Brown, poi Eze. Stavi dicendo di Stipcevic, 11 punti, sì. A 3 su 3 da 2, 5 su 5 liberi, manca la tripla e ancora a 0 su 3, lui che è un eccellente tiratore dalla grande distanza. Brown ancora sempre mancato da Kinsey, poi Jennings, Moss. Moss in angolo per Brown. La Scavolini ha perso una marcatura, adesso si ha colpito lo spigolo. Jenny Bobby costretto. Brown, sì, grande difesa della squadra pesarese, perché Siena ha segnato 26 punti in 19 minuti e 10 secondi. Intanto Stipcevic manda fuori Ghiri Brown, ma no. Rosariol continua ad essere un po' distratto. E la tripla che non va ancora, il rimbalzo di Mac. E stasera, diciamo così, che per il momento i pesaresi sono, diciamo, fortunati, baciati un po' dalla sorte. No, stanno lavorando Siena, bene. Sì, sicuramente sì, però Siena sbaglia troppo. Sì, dai. Ma stanno lavorando bene in difesa, perché certamente questo sì, è quello che conta. Poi parleremo anche dei numeri di Siena in punti fatti, in punti subiti. Intanto Mac va a fare tutto da solo, anzi no, gioca per Crosariol che realizza in sospensione 36 a 26, tiro 8 secondi, 8 secondi, 6 secondi adesso, quando Bobby Brown va a saltare Kinsey, si arresta il tiro dalla grande distanza e realizza. Ritorna a segnare Bobby Brown allo scadere, si arrabbia moltissimo Markowski, ha ragione, ma è stato bravo anche Brown, 36 a 29 al termine del primo tempo. Lucio, per chiudere questo primo tempo voglio ricordare il canestro di Crosariol, difficilissimo, si è ritrovato fuori ritmo e la cosa più bella, 5%, 3 su 12 da 3, 25%, 12 su 24 in totale, 50, 9 su 11 tiri liberi, 17 rimbalzi difensivi, ha quindi migliorato il controllo Pesaro. Poi Siena invece 8 su 19 da 2, 3 su 14 da 3, 11 su 33 in totale, 33%, 4 su 8 tiri liberi, 19 rimbalzi, 8 offensivi. La Scavolini non ha preso un solo rimbalzo offensivo. Sono cifre importanti, però la Scavolini ha anche una buona difesa, questo non compare nelle scritte. Daniel invece commette infrazione di passi. È iniziato il secondo tempo con la Scavolini avanti 36-29 in virtù di quella tripla concessa proprio allo scadere a Bobby Brown. Bobby Brown che ha 3 triple su 6, tutti gli altri non ne hanno messo a segno neanche una. Beh, intanto siamo all'interno dell'Adriatic Arena, io intanto informo la regia che non riusciamo a sentirci fra noi cronisti, cerchiamo in qualche modo se Giorgio può risolvere il problema. Comunque c'è l'attacco dei biancorossi con Kinsey che va a farsi stoppare da Eze, poi Hackett, Brown ancora, il fallo forse di Barbour, Brown, la palombella e il canestro che riporta
Bravo, Siena. 14 punti, il 5-0, il 5-0 di Siena è tutto suo. Pesaro era più 10, adesso sono soltanto 5 i punti a fare la differenza, mentre il passaggio di Stipcevic non raggiunge Flamini e il giocatore croato si accusa per questa palla persa. Peccato, perché Pesaro ha iniziato nel peggiore dei modi il secondo tempo. Attacca Brown, va a giocare Perese, fuori ancora per Hackett, ancora Perese che attacca in uno contro uno con Rosarioli, il suo gancio a segno. 7-0 tra fine primo tempo e inizio di secondo, il parziale per Siena che è entrata in campo con grande determinazione. 36-33, solo 3 punti di vantaggio. Intanto l'Adriatic Arena questa sera sono presenti 4.602 spettatori per un incasso di 35.959 euro. Diceva appunto l'amico Rucciano che se andiamo a fare i conti, beh, alla fine risulta una media di 10 euro poco più a biglietto. No, poco molto meno, Marco, molto meno. Perché 4.600 di sì, meno. Peso 10 fa 6 meno. Sì. Quindi ancora una palla persa da Pesaro. Bobby Brown per Daniel Hackett. Daniel in entrata, ancora problemi in cuffia, scarica un gran passaggio per Brown che sbaglia, il rimbalzo è di Stipcevic, ma era un assist di Daniel per Brown che ha sbagliato il tiro più facile. E adesso ci prova dalla distanza Pesaro, colpisce il ferro, il rimbalzo è di Crosariol che gioca ancora per un compagno, ma trova un toscano, un giocatore in maglia verde. Fallo su Daniel Hackett. Fallo di Flamini, se non vado errato. Sì. Tra l'altro sono amicissimi Flamini e esce Flamini, Daniel. Va in campo Mac. Secondo fallo intanto per Flamini. Vedete Flamini che si siede in panchina. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo dall'Adriatic Arena, ai microfoni Luciano Murgia e Marco Bedinotti per TVRS canale 11 e 111 del digitale terrestre. La palla è fra le mani di Brown, palla recuperata da Mac in contropiede e poi c'è il fallo di Daniel Hackett su Mac. Ha tolto due tiri, due punti facili, due punti sicuri. Daniel con una azione difensiva molto attenta. Eh sì, 7-21 è stato alla conclusione del terzo periodo, 36-33. Stipcevic in con possesso Siena, di palla, che comunque ha messo a segno un 7-0 se non vado errato, giusto? Sì, 7-0 tra fine Stipcevic, primo tempo Crosariol, e secondo da Crosariol a Mac. Mac ha difficoltà ancora contro Stipcevic, ancora Mac, Moss va al tiro Mac ma sbaglia, riescono rimbalzo in qualche modo di Kinsey, finalmente anche recuperare il rimbalzo e abbiamo Pesaro. Ancora problemi, non riusciamo a sentirci. Fallo intanto sull'entrata di Kinsey da parte di Ese, il primo fallo di Ese, e ci saranno, non ci sono tiri liberi ma c'è la rimessa dal lato breve per la Scavolini, palla per Stipcevic, manda fuori misura Brown, poi Stipcevic segna il primo canestro, mette proprio e realizza. Segna il primo canestro della ripresa dopo 3 minuti e 20 secondi e questo è sicuramente preoccupante, mentre Brown va a sbagliare, recupera il rimbalzo, tenta il tap-in, c'è il fallo non di Sonny Kinsey. Non è da lui sbagliare due tiri in conseguenza. Sì, ma Brown non ha percentuali straordinarie due punti, Marco, tira al 53%, 53.9%, non è che sia, per carità, non è male, però niente di favoloso. Lui è un giocatore comunque che inventa canestri con una facilità estrema, abbiamo visto prima che i numeri che ha fatto, ha regalato a un appassionato di basket, anche se tifa per un'altra squadra, il piacere di vedere questi canestri. Intanto è tornato in campo Cavaliero al posto di Kinsey. Intanto è a zona, è zona di Siena, Daniel che si muove in punta, la palla che va a destra per Stipcevic che ha l'arresto e tiro, non va, il rimbalzo è toccato da
Crosariol, quindi Pesaro sta facendo il suo lavoro anche sotto le plance avversarie. Barbour è chiuso, fallo di Eze che era andato a raddoppiare con Janning. Secondo di Eze. Secondo fallo. Comunque Bobby Brown è il migliore realizzatore della partita con 14 punti, seguito da Rok Stipcevic. Rimane in zona d'attacco Pesaro, la rimessa di Cavaliero, non buttare via palle assolutamente. Cavaliero, Moss su di lui, il blocco che non piace agli arbitri di Crosariol. Beh, è entrato forse un po' in modo scomposto. Sì, Crosariol, la gamba sinistra decisamente. Mosche gli è andato contro, del resto, vabbè. Ha allargato la gamba sinistra, in verità avrebbe potuto fischiare. No, ha fischiato giusto. Gianni Kidz, ancora Moss, ancora Eze. Daniel Hackett. E ancora passi di Daniel Hackett. Sembra di essere alla stazione ferroviaria, stanno fischiando tantissimo gli arbitri. C'è la rimessa di Cavaliero. La conclusione del terzo periodo. Rok Stipcevic in possesso di palla per Barbour. Se fa questo canestro finisce la partita. Eh sì, sarebbe stato davvero. Fallo di Mac. Se entrava quella palla si chiude Siena si rinunciava a giocare ancora. E secondo sarebbe di stato Mac... il canestro più fortunato del mondo. La rimessa di Moss, da Moss ad Hackett. Hackett è incredibile, lo vediamo contro chi? Contro Cavaliero. Eze vince questo duello, sbaglia clamorosamente, però recupera ancora il rimbalzo, continua Siena. Però l'attacco di poco reattiva nell'occasione, prima ha concesso un rimbalzo offensivo, poi una palla recuperata in qualche maniera. Moss che cerca Sani Kidz che va a fare tutto da solo e va a colpire il fallo di Crosariol, dice l'arbitro. Vediamo se c'è la possibilità di vedere il replay. Gli ha preso il braccio, ma dopo che aveva già sbagliato. Una stoppata. Boh, vabbè. Due tiri liberi per Sani Kidz. Crosariol in panchina. In campo Brian. In sedia di cambio Kinsey. Sbaglia per fortuna pesante, dei biancorossi in pochissimo tempo, proprio in pochissimi secondi. Crosariol sbaglia anche il secondo 0 su 2. Sani Kidz, ancora Rok Stipcevic, deve saltare Moss, ma sceglie di servire Cavaliero. Servono Cavaliero di dalla parte opposta per Barbour che sbaglia. Ribalzo di Sani Kidz. Servono maledettamente i punti di Antoine, che è uno su sei adesso. Daniel Hackett, ancora lui, cerca la penetrazione, no, scarica. Ancora Daniel, 7 secondi per tirare. Jennings, e realizza Jennings. E arriva il secondo senese che mette a segno la tripla, dopo quelle di Bobby Brown. 38-35. Arriva quella di Matt Janning. Siena sta tirando 4 su 16, 25% da 3, ma Janning è un giocatore pericolosissimo perché se accende il forno. Cavaliero ancora per Barbour, scarico per Mac. Mac a segno e dalla Mac distanza, realizza la sua tripla, restituisce il vantaggio a Pesaro. Ancora Hackett per Siena. Fallo di Eze. Terzo fallo. Su Mac. Di Benjamin Eze. Ma ritorna il canestro non era al da posto tre, di Barbour. Era soltanto un canestro da due, il tiro precedente. Quindi Siena è ancora a 3 su 15. È tornato in campo intanto Kinsey al posto di Barbour. Continuiamo a non sentirci, continuiamo a non
avere comunicazione fra di noi. Ed è difficile, se davvero. Se la nostra regia può intervenire sarebbe importante. Sì, perché è molto difficile coordinarsi, anche perché ci sovrapponiamo. Ritorna Barbour. Esce Brian. Sì, è uscito Brian perché Siena sta giocando senza lungo di ruolo, anche se poi ha Kangur e Sanichise che sanno fare anche questa parte. 3:30. Quindi un riepilogo di quintetti: Cavaliero, Stipcevic, Kinsey, Barbour e Mac. Fallo commesso da Janning su Cavaliero. Due tiri liberi per Daniele Cavaliero. Due tiri per Cavaliero. Il primo sta accingendosi a tirarlo. Sbaglia Cavaliero, prende il ferro. Sì, un tentativo non riuscito, sembra che grazie all'attenta opera della nostra regia abbiamo risolto il problema. Cavaliero realizza il secondo, la Scavolini è nuovamente a più 7, 42-35, 3-15 dalla conclusione del terzo periodo, ma pensa che Marco sarà segnato soltanto 6 punti, intanto c'è il fallo di Stipcevic su Sanichise che andava a ricevere il passaggio. Soltanto 6 punti realizzati da Pesaro in 6 minuti e 49 secondi. Beh, però devo dire che anche Siena non ne ha poi realizzati più tanti di più. Ne ha realizzati 9. Infatti. Però adesso Sanichise, che ha sbagliato in precedenza i due tentativi, va di nuovo ai tiri liberi. Realizza il primo con l'aiuto del ferro, del primo ferro che manda la palla dentro il canestro e porta Siena a meno 6, 42-36. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è di Mac, che quando prende un rimbalzo è sempre una festa. Direi Stipcevic fino in fondo, prende la stoppata ma recupera palla che era finita secondo l'arbitro oltre. Lui forse era finito con i piedi fuori. Vediamo l'entrata. Il disturbo di Sanichise, forse era uscito lui coi piedi, vediamo. Non si vede. Beh, onestamente da qua, sì. Piede decisamente fuori. Perfetta chiamata degli arbitri. Brown si libera, Moss va a ricevere. Moss. Questa è una delle poche distrazioni difensive della Schiavolini in questa partita. Siena a meno 4. Sono di nuovo a zona. Barbour in angolo per Kinsey. Kinsey cerca e trova Stipcevic che sbaglia. Ma guarda, recupera te, Mac. Da non dirsi, ma sì. Non si può non applaudire queste azioni di Mac. Continua l'attacco pesarese. Kinsey è forzato, un po' sbagliato. Forzato, sì. Sì, penso ha bisogno di tiri più facili. Sì. Brown. Janning. È un mismatch su Sanichise, si libera in angolo Moss, che è un eccellente tiratore da tre, ma lo chiude molto bene Kinsey. Ma è un eccellente difensore Kinsey. Kangur che va in entrata, sbaglia il fallo di Sanichise che ha spinto Stipcevic. Ma oserei sottolineare la grandissima difesa di Kinsey su Moss. Sì. Si va in lunetta naturalmente perché il bonus è stato speso da entrambe le squadre. Sì, sono 5 falli da tempo, superato il bonus. Quindi da tempo. Due liberi per Stipcevic. A 1:49 dalla conclusione del terzo parziale. Realizza Rock. 6 su 6 per lui. E 14 in totale, se non vado errato. Sì. Diventano 15. E il top scorer del match. Miglior per il momento. Realizzatore di questa partita ha superato Bobby Brown che ne ha 14 di punti. Eccolo Bobby. Che giocata ragazzi, applausi. Sicuramente quando si vede sì. Un giocatore così.
chapeau. Solo applausi. Certamente sì. Cavaliero, palla schiacciata per Barbour. Che schiaccia a sua volta. Diceva stamattina Achille Polonara, ospite di Sky, con Mario Boni e De Nicolao, gli hanno chiesto quali sono i giocatori che saltano di più e lui ci ha messo di mezzo anche Antoine, certo, Barbour. Continua l'attacco di Siena con Brown che va a prendersi il fallo da Kinsey, che non è convinto di questa fischiata. Vediamo un po'. Non so cosa, cosa dire. Non me la sento di dare un giudizio, no, perché onestamente direi che non era fallo, sì, però non mi sembra neanche giusto. Guarda te, incredibile, Bobby Brown, che sbaglia ancora un tiro libero, aveva già sbagliato in precedenza. Altro tentativo per Brown, che questa volta realizza. Non può sbagliare due tiri. Beh, direi di no proprio. E sono ancora 5 i punti a vantaggio di Pesaro, che ultimo minuto conduce del terzo quarto, intanto, ultimo minuto. 46-41, quando Rok Stipčević si sposta in palleggio. Sale Cavaliero, fallo di Moss. Moss. David Moss. Si lamenta adesso Banchi. È il turno di Luca Banchi. Protestare, in precedenza si è lamentata Pesaro. Il primo fallo il di Moss. È in una partita quando si lamenta soltanto una parte. Beh sì. Comunque io continuo a dire che l'arbitraggio fino a questo momento non è stato, non ha influito sul punteggio. Quello che influisce è questi questo errori, è sono questi errori, sì. Questo brutto tiro libero di Kinsey. Sì. Prima abbiamo detto che invece è un buon tiratore. Lui è un buon tiratore, ha oltre l'80% come percentuale. Kinsey all'86.4%, era 19 su 22 prima di questa partita, quindi no, una buonissima percentuale. Ancora Brown, più fallo di Kangur. Fallo di Kangur in attacco. Tutto fa, la Scaurini ha bisogno di tutto, di questo e anche di più. Servono punti all'attacco, sì, pesarese. Rock per Cavaliero. Cavaliero che questa sera non ha guardato tanto il canestro, ci pensa però fallo Stipčević. Di Moss. E c'è il fallo sul tiro di Moss. Da tre punti di Rok Stipčević. David Moss. 34 Moss, si lamenta ancora. Terzo fallo forse, vediamo Banchi. Un po', no, è il secondo di Moss, secondo fallo di Moss. Tiri liberi per Rok Stipčević. Intanto sono tre per lui quando mancano 35 secondi e qualche centesimo alla fine del terzo quarto. Era importante, Luciano, chiudere questo quarto avanti, molto importante. Il terzo normalmente è il quarto che dà più problemi ai pesaresi, almeno fino ad ora. Sì, intanto Rock realizza ancora. 3 su 3 per Rock. E ancora due tiri liberi perché c'è stato un fallo. Sì, c'è stato un qualcosa dopo, sì, che non... Un tecnico. 4 su 4. Ah, c'è il tecnico? Sì. Pesaro è a più 10. Avremo anche la palla in mano. 51-41, realizza ancora Rok Stipčević. 5 su 5. Massimo vantaggio pesarese. Luca Bacchi ce la ride. Rok Stipčević è a 9 su 9 tiri liberi. Mi ricorda un certo Chiciano di Stucciano. Te lo ricordi, Chiccio, che è arrivato, mi pare, a 47-48? Non ricordo quanto, intanto c'è il fallo di Jenning. E fallo ancora tecnico. Tecnico a Jennings. E Siena sta buttando via. Spero un po'. Spero che questa battuta mi sia consentita anche degli amici senesi. Sì, dai. Secondo me gli arbitri hanno le azioni di Monte dei Paschi che hanno perso valore. Evidentemente sì. Anche perché, dai, qualche decisione, diciamo, favorevole alla Scavolini c'è stata. 24 secondi più 12, 53 41.
altro tiro libero per Stipcevic, poi avremo ancora la palla in mano, realizza Stipcevic, altro libero per lui. E Luciano, siamo andati avanti con una serie infinita e finalmente sbaglia. Finalmente sbaglia. Sarebbe stato meglio di no andare avanti di 14, sarebbe stato davvero importante. Sarebbe... Però Pesaro deve giocarsi questa palla senza consentire un altro attacco a Siena. Certamente sì. 22-21 secondi. Pronostico però una Siena arrabbiatissima negli ultimi 10 minuti. Vedrai che difesa che giocherà e sarà difficilissimo per Pesaro. Chiede di allargare il campo a Marcoschi. 8 secondi. 6 secondi adesso, Kinsey va a fare tutto da solo. Va fino in fondo, sbaglia, molto forzato. Non ha sfruttato, un tiro libero perso e una palla da segnare. E sarebbe stato importante anche subire un altro fallo. Certamente, va forse bene. L'ho anche cercato Kinsey, però più 13, 5-4 a 41 per la Scavolini, linea alla regia. Poi seguiremo tutti insieme il quarto quarto. Quello decisivo. Amici di TVRS, le squadre stanno tornando in campo. Allora, Luciano, Siena deconcentrata, Siena stanca, Siena che non convince al 100% questa sera. Io aspetterei, Marco, altri 10 minuti, perché Siena è una squadra che ha una corazza, certo. È una squadra che ha orgoglio, una squadra che ha vinto 6 scudetti consecutivi, una squadra che ha vinto la Coppa Italia la scorsa settimana e sta facendo benissimo in Eurolega, è prima insieme al Barcellona ed è attesa una grande partita a Tel Aviv, ma io starei ad aspettare e dico che i tuoi al numeri, momento la dicono? I numeri dicono che la Scavolini è avanti di 13 punti, 54 a 41, ma ha realizzato esattamente 14 tiri liberi più di Siena, Pesaro a 20 su 26 dalla lunetta, Siena ha un clamoroso 6 su 14 che ha 6 deficitario, però aspetterei ancora. Certamente sì, si prepara Crosariol, prova Cavaliero ma sbaglia nettamente andando lunghissimo, Brown, Hackett in campo, Brown da casa sua, l'errore, rimbalzo di Stipcevic, poi palla schiacciata per Cavaliero. Questa è un passaggio, un assist che valeva da solo il prezzo del biglietto. Certamente, che bravo. Un assist proprio. Dobro Rock. Una palla col contagiri, come direbbe il nostro amico, persa la palla da Ese. E grazie a Kinsey, Sì, ma sta facendo un gran lavoro anche Lamon Mack, che ha giocato da 5 addirittura. E adesso esce e ritorna in campo a Crosariol, ma c'è un time out.
Hackett, Moss, Brown, Kangur e Eze in campo per la Mensana, mentre Kinsey, Stipcevic, Cavaliero, Barbour e Crosariol sul parquet per la Scavolini. Migliore Luciano, realizzatore... scusami un attimo, il punteggio abbastanza basso ed è un punteggio strano per Siena, 41 punti sono, è l'unica possibilità vada. Per... è l'unica possibilità di battere Siena è questa. Moss fallo, è il quarto fallo, l'unica possibilità di battere Siena, ho detto prima Marco, tenerla sotto i 70 punti, è decisamente sotto, merito della Scavolini che sta giocando una buonissima partita. Guarda Stipcevic come si è liberato in qualche maniera. Ancora 18 secondi per tirare. Crosariol. Crosariol aspetta, serve Cavaliero. Cavaliero non può guardare il ferro, ma vede Crosariol libero. Poi c'è la stoppata su Crosariol di Ese. Questa era una veloce di volley. E guarda Kangur che non esita da tre. Sbaglia sul ferro il tiro di Christian Kangur, il secondo miglior tiratore del campionato nelle triple. Blocco ancora di Barbour per Stipcevic. Ancora Stipcevic, Cavaliero, ancora Cavaliero. Aveva il tiro, non lo ha provato e guarda che è sbagliato. E anche va a schiacciare chiaramente. No, c'è anche il fallo. Questo è un regalo, sì. Doppio e triplo. Sì. Tiro aggiuntivo per Hackett. Si raggruppa time il out. Quintetto senese, ma c'è il time out. Luciano Murgia, Marco Bedinotti dell'Adriatic Arena per TVRS, canale 11, canale 111. Ritornano in campo le due squadre, ci sono ancora 8 minuti e 10 secondi da soffrire dal punto di vista pesarese per un obiettivo e 8 minuti e 10 secondi da soffrire anche per Siena per un altro obiettivo. Intanto Hackett realizza, chiude la sua azione da tre punti. Tre punti nell'occasione per lui e Siena dal meno 15 al meno 12. Ancora Cavaliero per Rok Stipcevic, mette la palla a molto terra. Aggressivo comunque sì. L'atteggiamento difensivo di Siena da tre, Stipcevic non va. No. Questa è una forzatura, sì. Pesaro deve continuare a giocare come stava facendo prima. Intanto Markovski corre ai ripari, nel senso che probabilmente per avere più controllo di palla manda in sedia di cambio Thomas. Moss al tiro da tre, ce l'ha il tiro Kangur, va a sbagliarlo per fortuna. Perdono palla ma la recuperano i pesaresi con Stipcevic in angolo per vai, questa è una tripla preziosissima di Terence Kinsey. Fallo a Cavaliero, tecnico. Sì, ma se è il metro quello di prima è normale che alla protesta di Cavaliero ci sia il tecnico. Non è normale che si dia un tecnico così facilmente, ma bisogna ricordare che prima li ha dati anche a Siena. Certamente. Si può pretendere farlo i tecnici a Siena poi pensare che te non li diano. Giusto Luciano, bravo. Sono d'accordo con te. Due tiri liberi per Brown. Poi ci sarà la rimessa in gioco di Siena per effetto del tecnico fischiato da Chiari. Brown
realizza con 18 punti per Bobby Brown, secondo migliore realizzatore dopo Rok Stipcevic, che di punti ne ha 21 con 13 su 14 dalla lunetta. Guarda te, stava per sbagliare ancora Bobby. Bobby Brown, gran giocatore, signori. Eh sì, la rimessa di Hackett. E Brown che va 59 a 46, 7 minuti palle. 13 secondi alla conclusione. Moss, cosa è successo? Non ho capito. No, devo dire. Ah, i passi di Brown. Moss. I passi di Moss che ha saltato letteralmente. Fuori Stipcevic. Va a respirare Rok Stipcevic, che riceve giustamente l'ovazione, la standing ovation. E pensa se la Schiavolini avesse la possibilità di utilizzare questo ragazzo che stava a mezzo metro dalla mia postazione con Stipcevic. Diciamo Andrea il nome, Traini. E va bene, Traini l'aspettiamo con ansia. Thomas per Kinsey. E questa è classe e bravura, Ritorna più 15 Pesaro a 6:30. Stiamo contando anche i centesimi. Sì, Hackett. Daniel, canestro e fallo, e ha ammazzato qualcuno Hackett e ha travolto anche il fotografo. Daniel va quasi a scusarsi, ma non è certo colpa sua. Grande Daniel, vedi quando si ha cuore, si ha classe, si ha tutto. Si è buttato dentro, ha detto questo canestro lo faccio, e se mi vuoi fermare mi fermi con un fallo. Però è stato ancora fallo. Seconda volta 2 più 1 per Daniel, che riporta se non vado errato con questi punti dovrebbe essere in doppia cifra. Daniel Thomas, Daniel di punti ne ha 9, e anche questo è una grande replica di Lemon Mac. Ne ha 9 di punti Daniel, ancora lui, fallo di Thomas su Daniel Hackett. Si va a scusare Torrey Thomas. Sì, il fallo era netto. Hackett aveva preso la linea di fondo, avrebbe chiuso l'azione sicuramente a canestro. Tanto il tempo passa lentamente. Ancora 6 minuti. Va in campo Flamini. Pesaro ha un mismatch sotto canestro, perché Eze, Benjamin Eze, è una presenza importante. Non sta giocando una stagione fantastica, ma non bisogna dimenticare che l'anno scorso l'ha trascorso facendo le vacanze a Miami, pagato da Luciano, Milano. 2 liberi, quindi non era valido il canestro precedente? Non ho capito bene. No, questo era soltanto fallo, era in precedenza che lui aveva segnato. Okay, e adesso sì, è in doppia cifra Daniel, 11 punti 11. Per lui. Rischiano di perdere palli pesaresi, Barbour. In qualche ora maniera. Ora non bisogna forzare, bisogna. Fallo di Bobby Brown. Aveva realizzato. Però vedi, vedi una cosa strana. Pesaro è avanti e dovrebbe avere un vantaggio che ha, ma ha 5 falli e Siena soltanto il secondo fallo. Sembra strano, Siena deve recuperare, giocare più duro, più aggressivo. Però insomma, ma probabilmente possiamo dire anche di 13. Possiamo anche dire che Siena ha giocato con meno foga, con meno aggressività, facendo meno falli, e Pesaro ha sfruttato l'occasione per fare punti. Flamini intanto, deviazione di Eze. Sì, un arbitro aveva dato palla a Siena, ma c'è una deviazione nettissima. Da questa postazione abbiamo visto sicuramente sì, ma soltanto palla... 4 secondi. Esatto. Deve inventare un tiro. Bisogna fare presto e bene. Deve inventare un tiro. Ha soltanto 2 giocatori che possono tirare, perché Simone, eccolo qui, Mac. Arresto, tiro, palo. Contropiedi Brown. Fallo e canestro. E si arrabbia Marcoschi. Almeno 15 di un attimo fa, può ritornare a meno 10. Adoldi guarda Daniel Hackett, che ha chiamato tutti i compagni attorno a sé, come a dire: ragazzi, dobbiamo giocarcela, dobbiamo provarci, mancano ancora tanti minuti, infatti sì, sono tanti. Ne manca molti, con Brown che può riportare e mezzo. Siena a meno 10. In questo momento però Pesaro ha 2 giocatori che non guardano molto il canestro avversario.
Tori Thomas e Simone Flamini. Quindi per Siena è più facile difendere, tenendo presente che ha ancora due falli da spendere prima di mandare in lunetta gli avversari. Intanto ritorna Jennings in panchina in sedia di cambio per Siena. Cosa ti ho detto? Vedi, sì, Simone sì, era sotto il canestro e non ha neanche guardato, non ha neanche tirato. E anche questo Barbour, vedi? Niente, non è entrata. Deve ritornare Stipsevic assolutamente. Se ci prova da tre va meno sette. È andata molto bene. Non è andata bene per niente, perché c'è un fallo di Mac. Ah, io non riesco a capirlo questo fallo. La palla è fuori, che significato andare a commettere fallo su, guarda, la palla sta andando fuori. Ha commesso fallo su Marco Scivili. No, su Sanichise. Scusami, a proposito di Giorgiani. Chiedo scusa a Marco Scivili, a Sanichise. Certo, a Sanichise. Stavo confondendo i Giorgiani, mancava soltanto che dicessi Calazze. Meno 10, possibilità per Siena di arrivare a meno 8. Pesaro si è fermata perché è tornato, non ha visto più il canestro. Per ben due volte sia Thomas che Flamini hanno avuto la palla da tirare e non hanno tirato. L'errore di Sanichise, strano, anche Sanichise che sbaglia tantissimo, non è mai stato un fattore importante dalla lunetta, però palla per Kinsey. Beh, tira col 78,8%, non è poi così indecente. Quindi Cavaliero. Però di Siena non è più in doppia cifra. È sotto di 9 punti, prima aveva per lunghi minuti è sempre stata sotto di 12, 13, 15. Mac, ancora Barbour. Vedi, sta giocando. Ora non troppo ci vorrebbe la forzatura però, Stincevic, Mac non va. Rimbalzo di Cavaliero, molto importante questo rimbalzo. Stincevic fino in fondo, fallo e un po' di sfortuna. Peccato, due tiri liberi. Sì, era proprio un bel 2+1, sarebbe stato di un'importanza straordinaria. 4:25 intanto al termine. Va piano sto cronometro, a 55. Va piano. Rock in lunetta. Per lui già fino a questo momento 21 punti diventano 22. 14 su 15 dalla linea dei tiri liberi per il signor croato. Ancora segno Gospod Stipcevic. Hackett rischia tanto, recupera palla Moss, la tripla di Moss. Questa è, vedi, la coperta è corta, difendi da una parte e poi ti scopri dall'altra. E Siena meno 8. Cavaliero gliela ruba palla, gliela ruba Hackett e va a schiacciare. Ci ha fatto uno scherzetto nella partita di andata, Daniel. Non vorrei che ci facesse lo scherzetto anche oggi, poi si abbraccia con me. E finalmente però il quarto fallo anche di Siena. Però guarda che regali in un attimo, 5 punti in 5 secondi. E sono 6. Tutto quello che Pesaro non doveva fare lo ha fatto. E sono meno 6. Una tripla, si è liberata sul perimetro, ha liberato sul perimetro la tripla di Moss che non aveva ancora visto il canestro. David Moss che stava viaggiando a 0 su 2 nelle triple e adesso Pesaro deve segnare. Barbour e Cavaliero! Cavaliero, grande tripla di Daniele Cavaliero che riporta Pesaro a più 9. La palla di Jennings, ora di minuti ne mancano 3 di secondi, 15. Attacca Daniel. Ancora lui, ha battuto il suo avversario. Mamma mia, che stoppata! Stoppata di Barbour. Che stoppata! Palla recuperata da Stincevic. Non prende il pallone Barbour, che come al solito ride. C'è comunque il time out e mancano 183 secondi alla fine. Linea alla regia.
Le squadre sono richiamate in campo dagli arbitri, vale a dire da Chiari, Vicino e Bartoli, che hanno arbitrato questa gara. Ci sono 3 minuti e 3 secondi da giocare. Vediamo Jennings, Brown, Sanichizze, Hackett e Moss in campo per Siena, mentre Cavaliero, oltre a Cavaliero vediamo Mac, Barbour, Stircevic, la palla per Hackett, ce ne manca uno e si tratta di Kinsey. Mamma mia, che applausi Hackett per Daniel, ma guarda che grinta, che bravo. Ritorna a meno 7. A meno 7. Palla per Mac, Cavaliero in angolo per Barbour. Meno 10. Barbour mette meno 10. Un triplone. Anzi, più 10, 72 a 62 a 2:25 dalla conclusione. Ma stiamo a calmi perché sappiamo. Come fai a non battere le mani ad un giocatore così? Non è possibile. Che bravo Daniel, veramente. Certamente. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo Daniel. Che bravo. 6-4-7-2, palla in mano a Stipcevic. Ora i pesaresi cercano anche di giocare col cronometro. Sbaglia però Cavaliero. 1-53. Prendiamo anche i falli, ragazzi. E invece fallo li diamo. Di Mac. E invece li diamo. Sì. 1-48 alla conclusione. Però in qualche modo è riuscito a non farlo realizzare, perché tanto. Lo so. C'è ancora un time out. C'è ancora un time out. Intanto per Hackett i punti sono, 17. Daniel, 6 su 9 da 2, 5 su 6 tiri liberi, 5 rimbalzi, 4 perse. Meritatissimo primo piano per Daniel Hackett, che Luciano, ha 17 punti, vai, 6 su 9 sì. Da 2, 5 su 6 e i tiri liberi non ha tirato da 3, 5 rimbalzi, 4 perse, 6 recuperate, 21 di valutazione, migliore della sua squadra, è davvero il leader del Monte Paschi. Sì. Ora Brown in lunetta e può riportare a 6 sì. Realizza, guarda che tiro, ha visto la palla come parte, sembra incredibile, ha una esecuzione magistrale. Ancora Brown realizza il e adesso terro, guarda, lo aiuta. Siena aggressiva, mamma mia, rischia Cavaliero, rischia, la perde, per fortuna, per fortuna mica tanto, c'è Brown, per fortuna mica tanto. Partita che non vuol finire con la Scavolini in vantaggio, solo 3 punti di vantaggio, 6-9-7-2 e mancano ancora 1 minuto e mezzo, poco meno. È una partita che si chiude proprio sul filo di rana. Stipcevic, il fallo sì di Jennings, 2 tiri liberi per Stipcevic. Matt Jennings a 1:15 dalla conclusione, ma la Scavolini non ha puoi buttato regalare. Troppe, sì, ha buttato, ma come troppe si fa a buttare via la palla? È la seconda volta che butta via la palla così. 2 liberi per Rock, 23 punti per lui, 24. Ancora un tentativo per Stipcevic e la Scavolini
può tornare ed è tornata più 5. Sì, ma c'è tutta la vita da giocare. Sì, sì. Sono 75 secondi che non finiranno mai. È lunghissima ancora. Hackett. Daniel per Brown. Che andrà alla tripla, no. Che gioca sul perimetro, è chiuso da Mac, lo salta. La tripla di Moss che non entra. Rimbalzo di Hackett. Eccolo al tripla di Brown che la metterà sicuramente, è così infatti. Soltanto due punti. 45 secondi, anzi 40. Stipcevic. Stipcevic sarebbe, se mai dovesse vincere la Scavolini, una vittoria. Sì, ma non può giocare palla così, deve attaccare, mancano 6 secondi. Una vittoria incredibilmente importante. Va corto Stipcevic, la palla, c'è il fallo di Sanichise, no, è impossibile, palla per Siena, il fallo era di Sanichise, è caduto, incredibile, vediamo un po', guarda Sanichise che si butta, vabbè, la palla è per Siena perché l'alternanza dice così, mi pare, no? Eh sì, comunque i pesaresi si sono, secondo me, creati dei problemi e si sono resi la vita dura da soli negli ultimi 2-3 minuti. Va a fare tutto da solo. Baglia Sanichise. Fallo di... tutto il possibile e l'impossibile. Fallo di Kensi. Ritorna Crosariol. Mancano 8 secondi e 83. Esce Mac perché ha bisogno di rimbalzi. E Luciano, qui c'è il rischio di overtime. Eh sì, c'è tutti i rischi possibili. Pensa che cosa ha regalato con quella giocata lì, quella palla persa. Sanichise, due tiri per lui. Realizza il primo. E quando il gioco si fa duro, i campioni emergono. Un solo punto di differenza, 74 a 73, 8 sì. Secondi, 83 centesimi. E se sbagliasse Sanichise sarebbe importantissimo per Pesaro. Sbaglia. Vediamo un po'. Palla di Stipcevic che prende. Fallo antisportivo. Fallo antisportivo. Daniel si lamenta. Vorrei rivedere questa azione. No, è troppo. Era fallo. Ma non era antisportivo, dai. Daniel si lamenta, io non io... è che perché voglio bene a Daniel, vorrei rivederla. Sono d'accordo con lui, dai. Da non dietro. È... Sì, vabbè, ma non era un... Spiegateci poi... meglio, chiederemo poi... a Fabio Facchini che è presente questa no, sera. No, ma il bello poi che Cavaliero... scusa, anche ti ha fatto fallo su chi? Su Cavaliero? No, su Stipcevic. Su Stipcevic, comunque, Rock due tiri liberi. Due tiri liberi. Dopo i due tiri liberi ci sarà la rimessa dal centrocampo e evidentemente con 5 secondi da giocare, se Stipcevic realizza entrambi i tiri, la vittoria. No, la vittoria. Mancano 5 secondi sì, e 2 centesimi. D'accordo, Luciano, in ma... questo gioco niente è certo fino a che non suona la sirena. 27 per Stipcevic, time out, 5 secondi e 2 centesimi alla fine e la palla ce l'ha in mano Siena, linea alla regia. Tutti in piedi all'Adriatic Arena.
tutti speranzosi di poter applaudire la loro squadra vittoriosa, ma come dice Luciano, in 5 secondi tutto può accadere. Anche avanti di 15. Io ci farei il fallo, Luciano, ci farei il fallo, due tiri liberi. L'importante è che non ci sia in campo a Crosariol. Ecco, sì, difatti è ritornato Mac. È tornato Mac. La palla per Stipčević. Fallo intenzionale ancora. Intenzionale su Cavaliero, l'ho commesso Rašić. Sì, Rašić. E qui si chiude la partita. Rašić, a questo punto la partita. Brown protesta e Barbo gli dice no, questa volta era veramente antisportivo. Sicuramente sì, cioè si è svincolato, ecco, basta Cavaliero. A questo punto sì, basta che segni Daniele un tiro libero. Ed ora questo. La partita malgrado i regali, il la frigorifero. Ha fatto tanto per non vincerla questa partita, ha fatto tantissimo per vincerla, però ne ha fatto anche di regali, ne ha fatti tanti anche sì, ma questa volta l'ha vinta, però, ed è, devo dire la verità, che l'ha vinta meritatamente. Minucci per niente Pesaro contento. Pesaro ha controllato, salvo l'inizio, è sempre stato avanti. Ed ora controlliamo, 3 secondi, la palla di Cavaliero. Finisce qua la partita. È una gara di una importanza determinante, una importanza devastante. Sì. Luciano, chiudiamo con 3 parole. Sì, veramente... è una grande vittoria contro una grandissima squadra, contro un grandissimo giocatore che si chiama Daniel Hackett, al quale auguriamo tutto il bene possibile. Bene signori, io ringrazio Luciano.